vere gemelle che non si assomigliano, un bambino nato dopo 4 mesi e mezzo di gestazione o un bambino che è nato a testa in giù. Ecco quindi i 10 bebè più strani che ti saranno mai fatti vedere un giorno. Quando Madison Keenow e Shannon Morrison Johnson hanno saputo che avrebbero avuto un figlio, la loro gioia fu incommensurabile. Il loro neonato era un'adorabile bambina che hanno anche chiamato Paisley, ma la felicità della giovane coppia non sarebbe durata molto a lungo, perché alla nascita scoprirono che la loro figlia fosse dotata di una lingua smisurata. La lingua di Paisley era letteralmente quella di un adulto di statura normale, c'era quindi un rischio enorme che la povera bambina si soffocasse con essa. La ragione di questa deformità era una malattia genetica molto rara, la sindrome di Beckwith-Wiedemann, che colpisce una nascita su 11.000 nel mondo. Questa patologia si manifesta anche con altri sintomi più o meno gravi, come un'ernia ombelicale, delle anomalie delle orecchie e delle ipoglicemie, così come un'ipertrofia degli organi interni. Ma il rischio più grande di questa sindrome è la predisposizione a sviluppare un tumore embrionale in bassa età. La piccola Paisley ha quindi dovuto subire 2 interventi chirurgici per diminuire il volume della sua lingua, perché altrimenti non si sarebbe potuto nutrirla e avrebbe potuto facilmente soffocare per mancanza di ossigeno. Per fortuna i 2 interventi sono andati benissimo e al giorno d'oggi la piccola Paisley può finalmente alimentarsi e respirare correttamente. Ha persino pronunciato i suoi primissimi vocaboli. Nova Unia è un'adorabile piccola neozelandese che ha avuto la sfortuna di nascere con gravi difformità facciali e craniche, ma si dice proprio che l'amore cura tutti i mali e quello che le daranno i suoi 2 giovani genitori, Akacha e Joseph, era ben sufficiente per far spostare delle montagne. La giovane coppia non lesinerà su nessun mezzo né nessuno sforzo, con l'unico obiettivo il quotidiano della piccola Nova più normale possibile. Eppure i 2 giovani genitori avevano una certa apprensione per quanto riguardasse il futuro della loro figlia, temendo così che la sua condizione si aggravasse di più con il tempo. Akacha e Joseph temevano infatti che il futuro di Nova si rivelasse molto oscuro, tanto più che la bambina soffriva di difficoltà uditive e respiratorie molto preoccupanti. Ma un giorno, mentre cercavano disperatamente aiuto e testimonianze su internet, i 2 giovani genitori si imbatterono sulla storia struggente di Marimar Kiroa e ciò ha fatto proprio scattare qualcosa in loro. Marimar Kiroa è una giovane modella e influencer il cui viso è completamente deformato da un tumore. Il suo terribile handicap non l'ha tuttavia impedita nell'inseguire i suoi sogni e costruire la sua vita come voleva. La storia di Marimar ha fatto bene al cuore dei giovani genitori di Nova, i quali hanno allora capito che nonostante le sue difformità, la loro figlia poteva avere un futuro radioso e una vita normale in futuro. Molti bambini nascono con voglie e sono talvolta situate sulla schiena, le cosce, le braccia, la pancia o persino sul petto. Beh, dei posti che sono coperti solitamente dai vestiti e che quindi non sono affatto flagranti o ostentatori. Ma cosa ne è di questi poveri bambini che sono nati con grossi segni situati in pieno sui loro volti? La piccola Luna è così nata con un nevo gigante congenito, una specie di tumore benigno che produce grandi macchie molto scure. La sua voglia era così grossa e la sua posizione così flagrante che sembra letteralmente portare la maschera nera di Batman. La mamma di Luna, Carol Fenner, non sapeva davvero più a quale santo girarsi, volendo far scomparire a tutti i costi questa sgradevole macchia del viso di sua figlia. Ma in Florida, da dove proviene, e ovunque negli Stati Uniti, i metodi di trattamento di questo genere di tumori sono troppo invasivi e dolorosi, e non vanno sicuramente bene per una bambina di appena 7 mesi. La giovane mamma di 36 anni ha quindi finito per mollare, credendo così che qualsiasi speranza di guarigione per sua figlia fosse ridotta a zero. Eppure una speranza sussisteva ancora nella persona del dottor Pavel Popov, un chirurgo russo di fama e che proponeva un metodo rivoluzionario per trattare i nevi giganti. Carol e sua figlia volarono allora dall'altra parte del mondo, nella città russa di Krasnodar, per incontrare questo medico ed esporgli il caso di sua figlia. Il chirurgo somministrò quindi a quest'ultima una terapia fotodinamica, un trattamento pioniere a base di raggi laser, e il risultato fu completamente mozzafiato. Infatti, togliendo le bende dalla fronte della piccola figlia, Carol fu stupita nello scoprire che la zona trattata fosse completamente guarita. Non c'era più nessuna traccia della macchia nera, appena qualche piccola crosta che sarebbe caduta da sola dopo qualche giorno. Restano ancora più sessioni per far scomparire tutta la macchia, e ciò impiegherà almeno 1 anno e mezzo per farlo, ma almeno la piccola Luna non avrà più da portare questa sgradevole maschera tutta la sua vita.
Mahendra Irwar era un giovane ragazzo indiano che vedeva letteralmente il mondo a rovescio. Affetto fin dalla nascita da una malattia rara di nome miopatia congenita, i muscoli del suo collo erano così deboli che la sua testa sporgeva un angolo da 180 gradi. Il povero ragazzo è quindi cresciuto senza poter mai alzare la testa e lo sguardo che portava sulla vita era continuamente inclinato. Ma all'età di 13 anni Mahendra incrociò la strada di un chirurgo indiano molto famoso, il quale offrì allora di operare gratuitamente il ragazzo. Le speranze erano molto piccole, è vero, perché la miopatia congenita è molto raramente reversibile e ci sono quasi sempre delle conseguenze a questo genere di intervento chirurgico di punta, ma per fortuna l'intervento risultò essere un vero e proprio successo e il collo del giovane Mahendra fu rimesso al suo posto e consolidato. L'adolescente poteva finalmente vedere la vita come me e te e ciò gli ha fatto tremendamente piacere, questo è sicuro. Indossando un collare per la sua convalescenza, Mahendra poteva persino andare a scuola per la primissima volta della sua vita. Purtroppo questa felicità non durò molto a lungo, perché appena 8 mesi dopo l'intervento, il giovane ragazzo morì serenamente durante il sonno, probabilmente per una crisi cardiaca. Ora direzione Regno di Mezzo a Shangtan, nella provincia cinese dell'Hunan, perché è sotto le sue latitudini molto lontane che è nato il piccolo Hui Kang, un adorabile piccoletto dagli occhi scintillanti e dal sorriso angelico. Purtroppo il bambino è nato con una grave scanalatura trasversale, cosa che gli dà l'aspetto di indossare una maschera sul viso. Tra l'altro è il soprannome che gli diede la stampa cinese alla sua nascita, un nomignolo che dovrà trascinare con sé per tutta la vita, perché la sua difformità facciale è così grave che persino con degli interventi gli rimarranno sempre delle conseguenze e si dovrà aspettare almeno 10 anni per vedere se le sue ossa cresceranno in modo normale. Ora ecco uno dei bebè più strani che ti verrà forse mai fatto vedere un giorno, ed è dal subcontinente indiano che proviene. Siamo quindi a 55 km ad est di Nuova Delhi, in un villaggio di contadini sovrappopolato e povero e laddove la vita scorre al ritmo della terra e delle 4 stagioni. È in questa terra, perlomeno esotica, che è nata la piccola Lali, un'adorabile bambina che è nata con una duplicazione cranio-facciale, una malattia congenita estremamente rara nella quale una parte del viso viene duplicata sulla testa. Quindi Lali possiede un paio ulteriore di occhi, di naso e di labbra, in modo che riesce a vedere con 4 occhi e può persino nutrirsi con le sue 2 bocche. La sua nascita è stata un vero e proprio evento nella regione, visto che gli Hindu gli hanno già attribuito uno status di divinità e da quando è nata una processione incessante di pellegrini viene a trovarla e a farle delle preghiere. Gli Hindu pensano infatti che la piccola Lali sia la reincarnazione di Shakti, la divinità indù del potere. Ciò non toglie che la piccola Lili stia benissimo al giorno d'oggi, perché nonostante la sua incredibile difformità, ride, piange e si alimenta nel più naturale dei modi. Forse hai già conosciuto veri gemelli o gemelle nella tua vita e sarai sicuramente stato sbalordito dalla loro somiglianza, al punto da non sapere mai chi fosse l'uno o l'altro, ma le 2 gemelle che stai per vedere ora in questa sequenza ti impressioneranno molto di più, visto che sono letteralmente uniche al mondo. Sienna e Sierra Bernal sono 2 sorelle gemelle provenienti dal Texas, le quali detengono il record per la forma più rara di gemellaggio discordante. Così, benché siano entrambe nate allo stesso momento, le 2 sorelle non sono uguali nel peso e nella statura. Una di loro ha un peso e una statura normale, mentre l'altra è affetta da nanismo. Ma ad eccezione di queste differenze fisiche, le gemelle sono strettamente legate e la loro relazione è praticamente viscerale. Lola Grace era una piccola americana dell'Arkansas, purtroppo affetta da una microcefalia alla nascita. La sua patologia congenita impediva così la buona crescita del suo cervello e della sua scatola cranica. La malattia di cui soffriva agiva anche sulle sue abilità mentali, visto che uno dei suoi sintomi è un grave deficit cognitivo. Ma nonostante tutto, la famiglia della piccola Lola badava su di lei con attenzione e amore, e soprattutto con l'esperienza attentamente acquisita, perché la famiglia Grace aveva già avuto una figlia di nome Claire, che aveva avuto la stessa malattia e che morì all'età di 17 anni nel 2018. Lola era quindi la seconda figlia della famiglia a presentare una microcefalia e anche lei a morirne. La povera bambina si spegnerà infatti a 13 anni dopo aver lungamente combattuto la malattia e la sofferenza. Una tragedia molto triste per questa famiglia, ma un incredibile esempio di abnegazione e di coraggio da parte di queste 2 povere bambine.
La storia della piccola Vanellope Hope Wilkins sfida di gran lunga ogni immaginazione, e possiamo persino dire che è perlomeno sconvolgente. Questa bambina inglese è nata con il cuore letteralmente all'esterno del suo corpo. Nata in modo prematuro, la bambina aveva infatti ereditato di una malattia molto rara che faceva in modo che non avesse esterno e che il suo cuore fosse piazzato fuori dal suo petto. La piccola Hope ha così dovuto subire 3 interventi distinti con l'obiettivo di rimettere il suo cuore al posto giusto, delle operazioni estremamente difficili e rischiose e di cui il pronostico di sopravvivenza era meno del 10%. Ma bisogna dire che la piccola Hope portava bene il suo nome, perché la speranza della sua guarigione è infine diventata realtà e dopo 14 mesi di ricovero la bambina ha finalmente potuto partire dai suoi genitori completamente guarita e con il cuore al posto giusto. E come sempre ti abbiamo lasciato il meglio per la fine, con questa sequenza che rimarrà sicuramente incisa nella tua memoria per sempre. Ecco il bel bebè Luke, un bambino miracolato nel vero senso della parola, visto che la sua gestazione è durata solo 18 settimane e mezzo prima di nascere prematuramente, da credere che questo piccolo cherubino avesse un appuntamento che non voleva per nessun motivo mancare. Così finisce il nostro video, non dimenticarti di iscriverti e di cliccare qui per guardare un altro dei nostri video.